Sicuramente il concentrarsi sulla formazione di figure professionali che quindi colmino il gap di disoccupazione che oggi viviamo e soprattutto la necessità appunto di ricercare di trovare figure qualificate che possano esercitare con passione e capacità la propria attività. E secondariamente, sicuramente la stagione alle porte, ben vengano questo tipo di convegni e di incontri. Io rappresento la FIPE, che è uno degli enti paritetici che hanno contribuito alla formazione dell'ente bilaterale del turismo e che quindi oggi qui rappresentano la parte datoriale del lavoro. Allora, abbiamo deciso di iniziare dal capoluogo, anche se essendo un ente regionale toccheremo tutte le province nei prossimi impegni, nei prossimi eventi. Chiaramente noi siamo in una regione dove il turismo potrebbe essere la nostra punta di diamante. In realtà stenta a decollare per tante problematiche, dal rinnovo dei contratti collettivi che proprio in questi giorni si sta discutendo a Roma, alle situazioni che riguardano la pressione fiscale, le retribuzioni che non vengono adeguate all'inflazione. Dobbiamo distinguere due tipi di turismo: il turismo che riguarda la ristorazione collettiva, quindi gli appalti, e il turismo che invece riguarda quello prettamente delle vacanze. Uno, chiaramente, dovremmo cercare di incentivare la destagionalizzazione, cioè cercare di partire magari a maggio e finire a ottobre, visto il meteo che in Calabria lo consente, e dare sicuramente gli incentivi, degli aiuti alle imprese serie che operano nel territorio, anche perché se la difficoltà c'è nel trovare i lavoratori, questa risiede soprattutto nel fatto che spesso le paghe, le retribuzioni non sono adeguate a quello che dovrebbe essere. Contributo in questo dibattito, intanto mi complimento perché ne faccio parte dell'ente bilaterale Turismo Calabria come membro regionale ed è il primo convegno organizzato in questa sede a Catanzaro, che ce ne saranno tanti altri. Perché è una valutazione, una considerazione da fare molto seria, perché dal 2002 al 2022 in 20 anni abbiamo perso 90.000 giovani in Calabria che sono andati nel nord Italia e qualcuno anche all'estero. Questo ci deve far riflettere e sicuramente dobbiamo investire, diciamo il DL Coesione aiuterà sicuramente a trattenere e un livello occupazionale più alto qui in Calabria, che è importante perché ricordo che siamo i secondi in Italia per tasso di disoccupazione e ritengo che il DL Coesione possa servire proprio a questo.